Rieccoci. Possiamo chiedere una cortesia a degli autorevoli amici che insomma hanno anche responsabilità di governo sul territorio di Catanzaro e dintorni. Vorremmo chiedere una cortesia al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, al sindaco di Squillace, se lo dico, mi pare che si chiami, al sindaco di Simeri, all'ex presidente della provincia Vandaferro, cioè, è una serie di autorità, queste sono forse le principali, c'era all'epoca anche Scopelliti, ma lui che cortesia non gliene chiediamo per ovvie ragioni, e anche perché in questo caso avrebbe interessato un forte imbarazzo ad accontentarci e scoprirete perché. Volevamo chiedere, ecco, bastano questi autorevoli amici, Vandaferro, l'ex deputato Traversa, il sindaco di Catanzaro Abramo, l'ex deputato e sindaco di Squillace Rodio, di agire per truffa aggravata nei confronti della Astaldi e nei confronti dell'ANAS, perché li hanno truffati. Perché secondo noi sulla loro buona fede non abbiamo dubbi. E secondo abbiamo visto e rivisto il filmato che l'11 aprile del 2011 è stato girato mentre tagliavano il nastro Scopelliti, La Ferro, eccetera, Abramo, di questi 17 chilometri, insomma un numero che qui la cabala fa bene a indicare in maniera negativa, di variante della 106, che va da Sineri Crichi a Squillace, siccome in quella occasione si disse che era un nodo strategico, che avrebbe, erano 17 chilometri, ma avrebbero rivoluzionato la Calabria, e loro erano lì a battere le mani, a dire quanto sembravo Ciucci, perché in buona fede, e loro erano lì a spellarsi le mani per dire quanto è brava la Astaldi, che con i comodi suoi e con i soldi che ha voluto ha fatto questo lavoro, e poi adesso scopriamo che insomma, 4 anni dopo, quei 17 chilometri funzionano sì e no in parte. Hanno funzionato per intero in 4 mesi e da ultimo un pezzetto ne è venuto anche giù. Insomma, se voi fate questi 17 chilometri oggi, troverete che ogni 500 metri ogni chilometro, cioè uno sbarramento, una deviazione, una gincana, un dosso, cioè un limite di velocità di 30 km orari, cioè voglio dire, per una statale nuova a 4 corsie, cioè 30 km orari non è manco un interpoderale. E allora qualcosa non ha funzionato. E allora bisogna che qualcuno chieda scusa. Secondo, le scuse non bastano. E siccome qualcuno ha usato la buona fede di autorevoli esponenti politici, di autorevoli amministratori, per dire che era bravo, bello e operativo, ha fatto una truffa, ha truffato queste persone, perché sicuramente erano convinte che i lavori erano stati fatti ad opera d'arte e che la struttura era veramente una struttura strategica. E allora, datevi una mossa, troverete sicuramente anche degli avvocati che vi assisteranno in questa, per molto meno hanno speso somme le nostre amministrazioni locali in consulenze legali, in attività giudiziarie, no? E allora, cominciate a chiamare questa gente perché vi ha truffati, ha truffato voi, ha truffato poi i catanzaresi, i calabresi in generale, ma soprattutto ha truffato voi che eravate a tagliare il nastro e a mangiare il panino insieme a Ciucci e ai vertici della Astaldi.